Ciao a tutti, oggi ci qua con Slime Isekai Memory, che finalmente è uscito. È già un paio di giorni che è uscito, che è dovuto, diciamo, farmare per fare il video. Dopo più avanti shopperò qualcosina, diciamo, un ticket anche con personaggio garantito, 5 stelle, così più avanti porterò. Aspetta, adesso aumento un attimo il volume, un attimo qua, perché l'ho messo a zero, che stava caricando. Ok, vediamo un po' di più, forse così dovrebbe andare bene più o meno. È quello che è finalmente uscito, faccio vedere i miei personaggi, anche il livello del mio account. Ho farmato 1200 gem quanto prima in questi giorni. Ho farmato apposta per fare il video, volevo portare di più, però a quel punto più avanti prendo qualche pacchettino. Ok, diciamo all'inizio vi dico, ok, no, ok, ci sono dei personaggi forti, ma non... Spedire tutto a quel punto, cioè, diciamo che è il primo banner in qualsiasi gioco. Il primo banner, ok, sì, ci sta a spendere un po' di gemme, però a quel punto sarà un po' calmi perché non è il secondo. Può esserci più altri personaggi più avanti, molto più forti. Ok, sì, spendete a quel punto. Adesso io spendo quasi 1200 perché ho farmato apposta. L'unica pecca di questo gioco è il farming, perché graficamente è bello, vedete, è stupendo. Ho messo anche la qualità qua a massimo. Però il problema è un po' il farming, perché dopo vi faccio vedere. Ok, devo andare a fare un po' di amicizia. Bello anche la build, è fatto strada Dio, vedete, piano piano. Miglioriamo tutte le cose, vedete, tac. Ha un piccolo consiglio anche, facciamo anche un video di mini guida, quindi diciamo un piccolo cose, vi faccio dei consigli. Sbloccate subito i tre mattelli, questi qua, i 5, perché più o meno per sbloccare... vi danno già 3 e sono vi danno già di base 3. Per il quarto e quinto dovete aspettare 7 giorni, uno dopo anche l'altro, cosa del genere, 7-14, 14 giorni per sprecare 2, se no sprecate 50 di gemme, tanto per 50 gemme più di un stage up l'altro, anche il quinto, in pratica spendendo un totale di 100 gemme in meno, vi aumentate velocemente, così è un costo minimo. So, diciamo 100 gemme è tanto, perché come farmare ci metti tanto a farmare, perché ogni missione, dopo faccio vedere, è 5 gemme, 5 è proprio pochissimo farming. Pensavo minimo 10, perché 5 è... Vedete qua, io è già un paio di giorni che è uscito per fare 1200 senza, diciamo, senza sprecare, ok, ho sprecato 100 gemme, però che cazzo. 2 ore, 5 ore, 3 ore, sì, vai, 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 tac. È qual vi consiglio di fare, sbloccare 5 martelli, 5 lavoratori, che meno vi aumentate velocemente, perché sprecare appena 3 e dopo dovete aspettare per sbloccare gli altri, a quel punto perché dopo per aumentare, per sbloccare alcune cose, anche alcune abilità, dovete aumentare diciamo, la cittadina a quel punto. Tac, tac, vedete, io con 5 vado a manetta come ci fosse domani. È un piccolo consiglio perché è molto utile. Non sprecate per le gemme, per velocemente funzionare queste qua. Non sprecate, che è meglio no. Assistenti anche, che ogni cosa, poi mettete degli assistenti per dopo una percentuale in più che vi danno, vedete qua. Aumentate il rate, cagate varie per prendere i punti, cose varie, quindi... Fatto da Dio a quel punto, un gioco fatto da Dio con attacca. L'unica pecca è... Alcune pecche sono... La costruzione, che non potete, devo fare tutto a mano ogni volta. Cioè, poteva farmi cose che seleziona a caso 5, attacca subito e via. Un po'... È un piccola pecca, forse sicuramente più avanti la migliora a quel punto. Come Punishing Raven non c'era lo skip. Ogni volta devo fare ogni battaglia, però piano piano l'ha messo a quel punto. Sicuramente per me lo butteranno, perché a me non è più facilitare le cose. Tac. Mia cittadina. No, di qua. Beh, qua ti chiede come si fa le cose, ma non mi interessa. Perché, oddio. Citizen, cos'è il mio nome? L'ho messo? No, scusa. Profilo. Oh sì, ok.
l'ho messo a quel punto. Non mi ricordo più se era Citizen, diciamo, fosse la cittadina quello. Le quest, come ho detto prima, l'unica pecca fosse il farming, perché diciamo quello dopo è diciamo, vedete che io ho appena tre, faccio dei key team, ho tre personaggi, qua facciamo quattro personaggi 5 stelle, però anche diciamo forma beginner, diciamo facile, voglio un piano piano 82.000 di livello di potenza e sti cazzi quel punto. Anche un po' forse un po' bobina. Vedete che dopo alcuni, anche le missioni, vi danno più o meno, vedete quel team più o meno, ho Shion, adesso non mi ricordo più, adesso alcuni personaggi, porca puttana, Shuna, ecco. Shuna questo qua è quello che vi danno regalato perché con i download, diciamo un pre-registrazione, tot così, vi va regalato. Ho trovato Shion, questo qua mi pare che viene dato. Ho trovato anche lei, se non mi ricordo più i nomi, scusate, la Miris, ecco, che è una assistente. Dovrei cambiarla perché dopo ogni personaggio dice la sua abilità. Però diciamo che Shion è una bomba per adesso. Però vi dico qual è il meglio. Vedete qua, io sono andato a 80.000 di potenza, però vedete che ho maxato quasi tutto. A quel punto, un pochino quello, un po' la pecca è i codici, le gemme che vi dà appena 5 gemme se completi tutto, diciamo finisce la missione se sopravvivi senza perdere un suo personaggio, uno, e un'altra missione, un'altra codo ti dà uno, quindi in totale in pratica 5 gemme per ogni missione a quel punto. Se per me faceva meglio mettere 10 gemme, perché 5 gemme dopo le spendi 300 a quel punto è meglio 100, perché in pratica io faccio un fatto detto, se fai 10 sono 10 missioni per 10 gemme, sono qua, sono 1000 gemme, no, sì, sono 1000 gemme a quel punto. È leggermente un leggero più veloce farm, questo qua con 10 missioni, 10 missioni con 5 gemme sono 500 a quel punto. Per me faceva bene mettere 10 gemme, perché almeno dai una piccola mano al farming a quel punto, perché sennò addio. Quello, ok, ah, anche il Predator Balto là, ok, c'è da fare quello. Un po' anche alti di livello di potenza a quel punto, perché quanto prima, anche io faccio qua all'inizio del capitolo 2, faccio la forma no normal, vedete già 74.000 a quel punto, è un po' altino, eh. Le queste, diciamo, di dare piano piano con l'amicizia, quello, però è un bel gioco, però questo, alcune pecche, però ci sta. La cosa più importante, diciamo, io dico, ho il ticket che posso usarlo? Le gemme. Ok, quel ticket qua. Questo qua, questo qua è del shop. Ok, quello da shoppare. Ok. Questo qua lo facciamo. Qua ho trovato Ramiris qua. Con la singola ho trovato Ramiris io. Giornaliera. Sei un po' impallato? No. Ok, non mi frego un cazzo. Però un po' mi si è scurito un attimo, leggero. Dopo vi diciamo leggermente i personaggi. Intanto c'ho subito quella garantita, almeno abbiamo questi qua. Vi dico, dopo vediamo un personaggio, l'ho già visto, già subito vi dico quali sono i migliori, perché già alcuni. Perché non c'è la scena con Rimuru? Perché ma scusa, perché non fa vedere qua? Non so perché sul telefono c'è, perché io diciamo io ci gioco col telefono a quel punto. Ho trasferito i dati per mettere su qua sul gioco sul PC. Però che strano, non c'è la scena. Aspetta. Non è Minimaru, no? Perché non fa vedere, porco due. Devo un po'. Minimaru! Uno dei top personaggi. Un po' scusate che devo capire perché su quale scene vengono messe tutte in nero a quel punto. Non so perché neanch'io, dico di no perché Binemaru è uno dei top personaggi. Perché adesso noi vediamo i personaggi. Dov'è? Drop rate. Eccolo qua. Poi di alcuni qua. Character 5 stelle. Qua vediamo, abbiamo Rimuru,
diciamo subito le skill, così dopo gli attributi che frega un cazzo al punto. Le skill Fury of the Gods, livello ammazzato, diciamo quelle leggermente più portate, fa un danno a tutti, Space, Physical Attack, ed è 250, sì 250, 270% norma damage, così a tutti, così non male. Diciamo le abilità puoi attivare in battaglia, consumando non so quanti punti. Hall of Creation incrementa aliati d'attacco 35%, e la seconda abilità è anche incrementa aliati il 20% di difesa, così dando a Aria che fa bei danni. Dopo è uno che ti pompa la squadra di attacco e pure anche la difesa, e tanta tanta roba. Qual carattere? Beh, queste qua sono le cose che mi interessano. Diciamo, noi guardiamo subito sulle mosse, sulle skill, quelle più importanti. Le altre cose me ne frega un cazzo. Diciamo, uno importante è Rimuru. Milim Dragon Booster, che fa anche lei un slashers, che fa un danno a target a tutti, White Magic, un danno da 270, norma damage, ok. Le abilità abbiamo incrementa l'Activity Soul of Combo, quindi è molto importante, quindi ti aumenta, diciamo, ti aumenta velocemente per un turno del 60% arrivare a fare la mossa suprema, così ti carica velocemente la mossa suprema, quindi è tanto forte lei, perché ti diciamo quanto prima aumenta più velocemente la mossa suprema, quindi ti arriva più veloce. Dopo anche come in più incrementa la critica damage del 20% per 2 turni. È molto forte Milim, diciamo, cioè, Rimuru e Milim anche con la seconda passiva è molto forte, che incrementa aliati la guarda penetration del 40% per 1 turno. Loro due sono dei proprio top per me, questi qua, perché lei, diciamo, Rimuru è molto danno, bello equilibrato, e dopo anche come passiva, diciamo, le skill, diciamo, le skill sono molto equilibrate, che lui, diciamo, ti pompa la squadra e ti pompa anche la difesa, di attacco a difesa, in pratica, quindi tanta roba. Milim è molto forte perché ti aumenta più velocemente, così, diciamo così, si carica più velocemente la mossa suprema, quindi è tanta roba. Abbiamo Gazelle, che se non mi ricordo più, fa un single target, becca uno light physical attack, ed è 450% normal attack, incrementa attacco del 20% più 1 turno, incrementa il critical rate del 20%, sì. Fa un danno, tanto danno singolo a quel punto, vedete, c'è anche la freccetta qua, vi dice qua che è un attacco singolo, e vedete sopra che becca tutti, becca 3, ok. Incrementa il critical damage del 10% per 3 turni e incrementa anche la difesa del 20%, così non male, però a quel punto come single target presso uno dei più forti. Quello. Quanto Shion, che ce l'ho, è molto forte perché fa un danno con mossa suprema, fa un danno a tutti, un dark physical da attack del 270%, ma ci parla quasi tutti che beccano tutti aria, fa un 270% quasi tutti. Mosse skill, diciamo le skill molto forte perché abbiamo incrementa aliati pierce rate dell'80%, così vi dico, io ho già anche provata e fa danni, proprio tanti danni in più, di base lei fa danno 350, così livello 80, col pierce attivo 600 o 750, quasi 800, così aumenta tanto quel punto, incrementa aliati pierce power del 20% per 2 turni, così tanta roba. Seconda abilità, abbiamo incrementato gli altri, la Poison Evasion, quindi non è male, dal rate del 90%, così se per caso qualche evento qualcuno usa la Poison, diciamo, l'avvelenamento, così top per lei, perché diciamo, su tutte le volte le schivo, a parte una volta potrebbe essere peccato, però lei è molto carina, però non è, quanto prima per adesso, top tipo gli attaccanti AOE. È Rimuru e Milim come singolo, per adesso Nazel in pratica per adesso. Shinsue, adesso non mi ricordo più, fa ancora una single target, però Fire Physical Attack 450, così più forte Nazel, però perché è molto, per adesso, diciamo, lei io preferisco più forte lei come single target, perché Chain Soul of Divine Protection, così vedete cambia quelle blu in quelle arancioni.
incrementalo a tutti il Soul of Secret Trage, così aumenta del 5% in pratica il caricamento della mossa suprema a tutti, così. Non è male, anche lei, Suzue, è molto forte. Però anche perché, come anche la seconda passiva, incrementa gli altri lo stun evasion, quindi ci sta, ma diciamo ci sta. Dopo il monte interessante perché abbiamo incrementa le critiche a rete del 15%, ok? Ci sta la prima fase di Homura, che, ok, non c'è, forse per caso non c'è lo stun, però la seconda parte mi dà un 15% di critica a quel punto. Però è molto forte perché ti scambia le cose, dopo ti aumenta il 5%, beh, confronto minimo è del 60%, così è più forte, però su se stesso, su tutti, così come attaccante diciamo singolo, Suzue è numero 1 e Naz per adesso secondo. Lei, che è quella in pratica fosse gratis, sì, quella gratis, quella ve l'hanno già dentro. Abbiamo un colpo a singolta, no, forse cosa è diversa, no, scusate, è diverso, non è uguale, è diverso, non è quella che vi dà quando ho fatto la pre-registrazione. Abbiamo Celestial Scintillation, che abbiamo che è slash, single target, light magic, un attacco da 450%, che è single target, ok. Anche lei cambia il suo secret per due in il Soul of the Die Protection, ok, quelle vedete in quella arancione e in quelle blu. Incrementa a tutti il Soul Divine Protection, Jade incrementa, ok, stessa roba come Suzue, ok, stessa, uguale, in pratica Suzue e Suna è uguale, in pratica cambia solo le mosse, sono uguali, cambia solo la tipologia dei scambi, diventa blu in quella, Suzue cambia in quei blu, in quegli arancioni, e lei cambia solo in quegli arancioni, in quei blu, così. Potrebbe fare un bella combo in due. Gli altri sono, abbiamo Sohei, che anche lei è un single target, che questo qua non è male perché fa un danno a 450% ward attack. Skill increased momentum. Ok, incrementa le altre difese del 20% per un turno, non è male. Dopo incrementa il suo Divine Protect damage, quindi la mossa supreme, alla fine del turno del 5%, un massimo del 100%. Così. È tanta roba lui. Dopo anche lui ha diciamo, lo scambio. Change Soul of the Secret in Soul of the Skill, quelle verdi. Incrementa le Soul con la skill change, che è la stessa roba che è il 5%, di più o meno cosa la base. Tutti hanno. Così non è male lui, se non è male. Perché ha il. Per adesso. Oddio. Perché Suna e Suzue sono quasi uguali, così più o meno. Sono quasi usuali. Sono quasi uguali. Lui, se incrementa la difesa, dopo. Forse leggermente Suzue è leggermente. No, aspetta, Suzue è molto forte a quel punto. Perché ha un più un diciamo, incrementa la difesa. Dopo ha un più un po' a aumentare la protect damage del 5%. Però può arrivare a un massimo del 100%, sì. Diciamo come single target, presso lui è migliore. Diventa primo lui. Trinity. Abbiamo Aerial Blade, fondano singolo di terra, magic 450%, abbiamo heal, tutti gli altri del 25% di HP, così non è mai una heal, così non fa schifo, perché anche è bella carina, anche, che ci sta come support, diciamo diminuisce a tutti la Pierce Power del 10%, così se fa la combo con Shion fa ancora più danno, a quel punto è tanta tanta roba, fa la combo se avete. Hakuro Rou, che abbiamo single target 450% tipo white, tipo vento, e che lui è molto forte, un support che debuffa tanta roba, perché vedete che diminuisce la difesa del 25% da un turno e incrementa gli altri critical rate del 30% per un turno. Di sti cazzi, lui è molto molto forte. L'altra Heaven Heaven's Eyes. Vedete, abbiamo un. Diminuisce la single target counter attack del rate 30% di. Tanta tanta roba anche lui. Lui è molto forte così. Perché è uno. Diciamo un support che è molto molto utile. Quello non posso dire niente. Quello non posso dire niente, questo qua.
Abbiamo, sto guardando tanto vedere il microfono, sì che c'è, c'è. Bino Maru che ho trovato con la in settimana, in 3 giorni che vi danno il ticket. Abbiamo un Whole Target Fire Magic Attack del 270%. Hogre Hero incrementa l'attacco del 25% per un turno e incrementa il Soul of Secret Mage del 10%, così incrementa la mossa suprema con 10%, aumenta già l'attacco, dopo più 10% la mossa suprema, così è tanta roba quello. E dopo è tanto perché è tanto forte, perché dopo vedete la seconda abilità, World Hero, che diminuisce il target Peace Power di 10%, così se ho Shion con lui fa un bel combo a quel punto, se non ho Trinity, mi pare, adesso mi ricordo più adesso, quella Trinity, no, Trini, ecco il punto, mi ricordo più adesso. Abbiamo Beretta che slash single target, dark magic attack 450%, ok, damage. Search change, che cambia, ok, change soul device protection per 2 in Soul of Secret, incrementa, ok, la stessa cosa, la barra per cliccare mossa suprema del 5%, quindi in pratica quasi tutti hanno, quando si scambia più o meno sempre 5%. Lo Shadow Rush incrementa aliati la guarda penetration 40%, incrementa aliati la peace rate 10%, quindi non male per se avete Shion. Ranka che vediamo che non è brutto lui, forse non è male quel, no, forse è carino, non è male. Abbiamo Deathstorm, ok, un danno a tutti di Magic Attack, di Space Attack, del 270%, norma, ok. Pendulum Swing, che okay, cambia le Soul Secret in Soul of Skill, aumenta sempre la stessa roba del 5%. La Can't Smell, incrementa gli altri, il Peace Rate del 10%, non male per Sino, però c'è già anche gli altri, quello. Però lui non può, un po' sni lui è quello. Incrementa gli altri, la guarda penetration rate. Sni quello. Milim l'altra che è single target. Questo qua deve essere, no? Ok, whole target questo qua. Incrementa whole target, hurt physical attack. Ok. 270%. Abbiamo change drago magic, che cambia le secret in device protection. Ok, dopo aumenta solo le minchiate. Dragon Magic's Call, che aumenta gli altri del 20% di difesa, non male. Questo Rimuru, molto forte, con Harmonies of Machine of Humans, che lui è molto forte, che ok, fa un danno a tutti, vuota ma Magic Attack, 270%, però la Hydro Combat, che diminuisce il target, le Secret Skill Gauge del 5%, così diminuisce il caricamento delle mosse supreme del 5%, sì, è tanto utile. Non so se c'è anche in PvP, dovrebbe, però non ho ancora sbloccato le battaglie, non so se le battaglie online, però è molto molto utile, perché questo qua è molto importante, questo rimuro, perché diminuire, penso che è l'unico per adesso, diminuire del 5% le mosse supreme, il caricamento è tanta tanta roba, a quel punto è puntato, se avete qua è tanta roba. Dopo abbiamo Heal Assist, che è molto bello, anche questo qua, diciamo bello forte questo qua, mi piace tanto, Rimuru investito Human. Abbiamo cura tutti gli altri della HP del 15%, incrementa lo Soul Divide Protection Damage Ulti del 5% alla fine battaglia, per massimale del 10, del 10, del 100%, sì. Molto forte questo qua, questo qua, lui, i primi, diciamo, Rimuru normale, Milim, Binyamaru, dopo adesso alcuni vi ho già detto quello che quel puntare, però è tanta roba. Cioè, abbiamo Rimuru Tempest da puntare, Milim, questo qua è molto buono se avete da puntare. Indietro, se peccato fa fare. No, ok, faccio così. Rimuru normali. La Milim tipo vento da puntare. Faccio qua sul character, meno più. Tac-tac-tac. Shion non fa schifo perché fa tanti danni in Pierce. Lui è più buono, è molto, come single target è meglio Suzue o Shuna, tempo luce, elemento luce, che sono quasi uguali in pratica, cambia solo l'elemento, però il danno è uguale più o meno, single target, sì, uguale.
Cambio solo l'elemento, però sono tutti molto buoni. Così abbiamo Suhei, che è molto forte perché non fa schifo, perché è molto utile per la sua sue skill. Trini, carina, non è, diciamo, se avete, diciamo, Rimuru forma umana, quelli di costumi umani, è già per me molto meglio. A quel punto è già più forte. Lei ci sta come, diciamo, come support, come metto seconda quello. Hakurou è top support, diciamo, che vedete che ti debuffa, proprio top lui. È un top support che è forte. Beniamaru, che ho trovato bestiale, non posso dire niente, troppo forte. Top. Se avete quello, puntatelo, che è molto forte. Beretta Sni, perché devo un po' capire quanto la guardia penetration, vedere se cosa diminuisce il danno, però quanto per cento non è male. Però quello. Lui Ranka si può skippare, che è, diciamo, un personaggio un po' Sni. Millim, questo ok. Guardiamo diciamo, gli assistenti, diciamo, possiamo dire. Adesso non so, viene considerati in assistenti. In protection character. Ok, in protection character. Abbiamo lui che di base la divine protection, l'abilità di base sua, incrementa gli aliati di fire attack. Ok, allo start di battle 6%, aliati light attack del 8%. Lui non è male, molto forte. Lui perché aumenta due abilità. In pratica lui può caricare in ok, 16% di attacco di fuoco e 8% di luce, quindi molto forte. Molto forte perché lui adesso non mi ricordo più, adesso velocemente, Ifrit, ecco. Molto forte perché incrementa aliati a secret skill gauge del 30%, quindi tanta roba. Se mettete Milim e più lui, che lei è Mili, aumenta il 60% di aumentare a caricarsi la mossa suprema. E più lui è un 90% totale. Così in 2/2 turni potrebbe lanciare la mossa suprema. Milim. Con la combo con Ifrit, a quel punto vi dico. Ok, non prende la passiva dell'attacco in più così. Però a quel punto, però, in 2 turni può lanciare la mossa suprema. Dopo abbiamo incrementa alleati e fai attacco il 15% in più. Così se elemento fuoco abbiamo un 31% in più di danno. Sti cazzi. Beh, Verdora Tempest, che è abilità Divine Protection, incrementa aliati di attacco tipo vento a start come stessa roba con Ifrit del 16%, aliati Dark più 8%. Ok. Tempest Shoot, che abbiamo incrementa la skill cost, questo qua anche lui molto forte, a fine del turno del 20%. Così in pratica alla fine del turno abbiamo un 20 punti di skill, può massimare a arrivare quasi a 1000 punti. A quel punto è molto forte lui. Ifrit e Veldra sono fortissimi per adesso. Dopo abbiamo incremento Soul of Combo Damage, così è molto forte, 10% alla fine della battle. Poi massimale 50%. Incrementa skill point del 30% in più. Diciamo, per adesso, per me, loro due sono i top per adesso, Ifrit e Veldra. Molto forte co il golem, perché? Lo già lei, perché aumenta anche gli alleati tipo terra, attacco così, 1000 balle, come ho detto prima, livello normale, con tutti. La protetto skill, che incrementa gli alleati la guardia e rate del 70% per 3 turni, così tanta roba come difesa. E incrementa gli alleati la counter attack rate del 60%, così tanta roba. Quello come difensivo, diciamo, come attaccanti puro, Verda Ifrit top. Come per adesso mi pare l'unico difensivo, diciamo, è l'unico golem che è molto forte in difesa. Orc Disaster, che abbiamo stessa roba, da Dark Attack a tutti 16% e aliati Fire Attack 8%. Come protection skill, che ha un incremento skill costo aumenta del 10%, 10 punti in più in pratica, poi massimale vale 99, non 199.
Change solo skill in Soul of Secret, così ok, cambia anche le skill, le cose. Incrementa skill point da 50, sì, da 50, da 20 punti, così non è male. Lui è molto carino, però, quanto prima, per adesso i top sono Golem come difensivo, attaccanti Ifrit e Veldera. Abbiamo Charybdis, che non mi ricordo più, che è Space Attack da 16%, incrementa gli altri White Attack, ok. Incrementa skill cost, ok, di 30, di molto buono. E questo qua è tanto buono perché incrementa a tutti lo Soul of Skill Change del 150%. Così lui anche lui top, che è troppo. Ti aumenta del 150% in più in 3 turni, è tanta roba. Dopo è tanta roba che aumenta di 30, confronto gli altri del 10 o 20 punti, quel punto è tanta roba. Ok, in tipo costume, abbiamo Interim Drago Impress, incrementa a tutti alleati il water attack all'inizio che è il 16%, alleati gli altri del space dell'8%, ok. Dragon Changer incrementa agli altri la guardia del 60%, che è una difensiva, e incrementa of the reputation ulti del 20%, incrementa, ok, aumenta il danno alle soul of the Revive Protection, ok, quindi non male. Poi massimali dal 100%, sì. Lei non male. Come difensiva, mi preferisco leggermente forse Golem. Io, no, fo no, forse meglio Milim, perché fa, diciamo, hai difesa, ma anche un attacco in più che fa danni. Quindi, presso come difensivo da puntare, Milim, diciamo, se avete, è fortissima. Lei un po' la pecca Ramiris, perché punta tanto sulle light attack, incrementa gli altri di potere 8% con la 16 light. Questo qua è molto utile perché cambia in Chains of Secret into Soul of Divine Protection. Incrementa light attacco di aliati e attacco di luce 10%. Lei un po' snie, un po' l'ultima. Però, come detto prima, i migliori Milim, Ifrit, Veltra e Charybdis, a quel punto Charybdis, diciamo i top 4 Protector, a quel punto sono top migliori, gli altri fanno tutti cagare quello, perché non hanno confronto migliori. Allora, madonna, già lunedì, ho già 33 minuti per legge, madonna mia. Vabbè, diciamo una mini guida, un po' quali migliori, così cagate varie. Abbiamo, facciamo scout, tanto adesso facciamo scout, tac, vai. Però mi spiace un po' che mi si fa la scena nera. Perché non mi si fa la scena nera? Ok. Ho 4 stelle, fanculo. Va bene, ma ce l'ho già, fanculo. Te l'ho anche in modalità storia, quello. Ryota, Gale, Garm, 4. Oh, una fake out, una fake out. Aspetta. Caridis? Non si vede, porco Dio. Caridis! Devo sistemare, posso. Scusate perché non so perché mi esce fuori il nero, dove fosse uscire e entrare. Buono, uno dei top, porco due, vai, dai, dai. What? Una un po' fighetta, 4 stelle. Gabiruv, ci sta. Buono lui, buono, buono. Aspetta, scusate, fammi un attimo uscire e poi entrare, perché. Vediamo un po' adesso che ho, diciamo, rinviato il gioco, se mi fa quella cosa, perché forse ho un, aspetta, fa un attimo, disco, un attimo, forse a qualità. Aspetta. Devo mettere la qualità a massimo. Devo abbassare leggermente, se per caso, non so, se per quello, però non penso. Vediamo, se no ho un problema. Però se diventa nero non posso farci niente, perché è proprio il gioco per adesso. O se qualche bug, cose del genere. Però ho anche il bazar punti, così vedete che cambia con i 10 punti, cagate varie. Sono 200 punti, però.
potevi prendere uno gratis. Vedete, mi fa fare le animazioni tutte nere. Non so perché. Boh. Che ho scaricato tutto, tutte le... Ah, qua. Skip. No. Non riesco più perché... Proviamo in on. Non penso perché è possibile. Ah, forse qualche bug, quel genere che è sul... su qua mi si fa cose nero, quello non posso fare niente. Mi dispiace un po', spero che più avanti la risolva. Perché non vedete che mi si fa tutto nero. Un po' mi dispiace quello. 4 stelle è sempre garantito tutto dentro. Perfetto. Chi è? Voce? Ok, dentro abbiamo Ryota. Dai, voglio il personaggio che mi serve. Mird. Oddio, petta cazzo è. Su. Ecco su Uei, come dico di... Can, buono. Physic Elf. Ma alcune cose sono fighe della madonna. Kenya. Su Uei. Dai, buono. Anche un bel rate, eh. Aspetta, vuoi vedere quanti rate ha? Che rate ha 5 stelle? Perché, sai, ogni scout trovo una. Sai, non è male. Vai. Dopo... Allora, ci sta avere il rate alto, perché è meno, perché sai, di avere anche i doppioni. Per fare i limit break. Vediamo. Che diventa... Oh, godo come ci fosse domani. Ok, Fuse, che non ce l'ho. Ok, Kurube, che ce l'ho già un po'. Garm, ok. Kenya. Ok, la elfa figa. Oh. Shuna. Shuna, ok, quella simile così, il simbolo. Ok, Shuna. Ok, quella che è simile a Susue. Ok, ci godo. Tanto ce l'ho almeno quella. Diciamo è un'alternativa se non hai Susue. Se trovi Shion, Shuna, va bene a quel punto, gli dico. Se trovi Susue, è uguale, tanto è stessa. C'è ancora l'ultimi 30? Ok, l'ultimi 30. In pratica ogni scout abbiamo trovato sempre per adesso un 5 stelle. Mi dispiace per l'animazione qua, porco 2, che mi gioco il cazzo. Dai, ok, 4. Viola. Oh, viola, Cristo santo. Ok, vai. 4 stelle. Shuna, bella, carina. Oh, subito? Rimuru! Che tipo? Aspetta, non so, perché non so quale parole che dice. Sì, quali Rimuru? Però non fa un posto di animazione. Ok, forma normale, non forma umana, ok. Mi gioco il cazzo perché
Forse il problema fosse in quell'emulatore non ti fa vedere forse le... Oh, doppia! L'orco? No, non è l'orco. C'è quasi Binimaru. La voce. Binimaru? Binimaru? Ifrid! È molto simile alla voce di Binimaru, eh. Dord, che non ce l'ho. Doppia in un scout. Quindi qua ho detto prima, questi giorni vado ancora a farmare e farò un altro video. Che più o meno su 2000 ci sta. Però quanto prima non spendete troppo. Perché? Ok, va bene. Però c'è cioè, l'inizio dell'account. Oh, doppia. Rimuru, uno dei top. Buono. Godo come ci fosse un domani. Provate, perché proprio per me proprio non fa vedere. Perché sul telefono fa delle animazioni, peccato quello, mi giro poi il cazzo. Ok, preso. No, aspetta, eh. C'è ancora? Vai, vai, vai. 80.000. Le sfere qua, la Magic. È tanta roba che sono 80.000 di livello di esperienza. Faccio vedere. Tac. Magic key, cube, killer, eccoli qua muovi. Troatio. Stica, vedi qua protection character che è un coso a parte. Oh, mi finalmente potrei. Oddio, che cazzo potrei mettere adesso? Vedi qua. Level up, ability, che è con materiali che. Sbloccate tutto con materiale, cioè vedi qua fase 1, facciamo la fase 3, piano piano sbloccata che ci sono 5 fasi. Io qua 2D o in 3D in pratica. Fisico 3D. Tac. Devo decidere usare lui o adesso devo guardare più a lui. Adesso mi ricordo più Ifrid, cosa fa? No, devo guardare per bene le skill qua, eccolo qua. Livello 1, tac. Ok, possiamo aumentare, ok. Per aumentare questo qua dovete aumentare, sbloccare qua, in pratica. Per aumentare lo Swimming Calamity, in pratica dovete sbloccare tutto qua, in pratica, dov'è? In Ability Relays, tac. Vedi qua, aumenta la mossa suprema e in pratica aumenta la percentuale, vedete qua. Aumenta, è quello. Awakening che deve avere la coppia. O so anche col pizzettini. Ecco, abbiamo due possibilità però qua ci sta. Per adesso ancora non si trova ancora niente su questi qua. Ancora forse qualche evento più avanti però. Buono, buono, sono contento. Almeno potrei togliere Rimuru per mettere un nuovo Rimuru. Beniamaru. È un video che diventerà lunghissimo. Beh, ma ci sta. 250.000 punti. Madonna, vedi come scende. Forse un po' che troppo esperienza, eh. Per arrivare al livello 80. Ok. Sì. Ti sblocco tutte, che c'ho già tutti i materiali. Tac. Tac, fa anche danno in più la mossa suprema. Di qua penso per sbloccare dovete fare l'awakening per sbloccare, vedete che sono 5 stelle, 5 fasi sono 5 stelle di awakening in quel punto. Ta-ta-ta, vedete. Per ogni cosa dovete sbloccare l'awakening. L'arma anche conta tanto perché deve avere la sua arma. Più o meno vedete qua, tac, ha la sua katana simile alla sua. Diciamo, lui usa la spada leggera, abbiamo un 20% più incremento di attacco. C'è anche l'armatura adesso, non so, però per adesso... per adesso ho queste qua. Perché devi aumentare la tua cittadina. Dopo la tua cittadina ti aumenta di livello di diciamo, la tua città. Più cose poi te bloccare. Skill. Anche le skill, vedete, cioè, alcuni hanno ogni suo coso. Cioè, dovete potenziare. C'è anche il farming per potenziare diciamo, le soul a quel punto. Le body così. Qua attacco, difesa. Ok, non posso con lui. Posso dare lo stesso, però. Gli do meno esperienza.
E Beniamaru, ti aumento lui, Madonna che squadra. Però non arrivo a portare tanto livello. Vai, 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 Beniamaru. Grande, a trovare col ticket garantito, da, diciamo, te danno loro gratis, è tanta roba lui. Tanto, tanto roba, tanto roba. Vai, vai, vai. Io ho farmato un po' questi giorni. Vai, vai. Amori miei. Sai, no, cago. Bellissimo. Fatto da Dio. Però l'unica pecca, come ho detto prima. L'unica. Devo farmare un po' le armature. Lui cosa ha? Spada pesante o spada leggera? Spada leggera. No, libro usa lui. Ok. L'unico problema è il farming delle gemme. Ok, vado a vedere anche i retap. Ok, non ce li ho. Ok. 50C dopo piano piano aumenta anche gli altri, quello appunto. Piano piano aumento tutto. Tac, e cosa devo fare adesso? Vedere i retap, vedere. Scusate, adesso mi fermo, durerà quasi un'ora, però a quel punto. Meno vi ho spiegato un po' tutto per bene. Un po' mi dispiace qua perché non fa vedere, porca madonna puttana. Retap, vediamo quanto è. Ok, no. Ok, voglio sapere il retap. Eccolo qua. Retap 4%? Per me forse è il miglior retap anche nel gioco per trovare i personaggi, i character. 4% su di 2. Oh no, qua 4% più o meno diciamo, abbiamo un 4% per trovare un personaggio 5 stelle. Però in quel 4% abbiamo un 3% se è maggior parte più character attack, battle attack. Un protetti character 1%, sì. Però un 4% è tanto, per un 5 stelle personaggio di un band. Di solito anche negli altri giochi vedete che è poco, eh. Gli altri sono molto di meno. Questo è un 4%, vedete quasi ogni. Ho trovato ogni multi, ho fatto un personaggio quello. Così quanto prima, questi giorni mi farmo ancora, mi vado avanti un po'. Quanto prima, un gioco fighissimo, vedete qua, faccio vedere leggermente. Un gioco fighissimo, tac. Vedete qua, abbiamo sbloccato nuovi oggetti, vedete qua, però mi mancano i materiali, quello appunto. No, aspetta. Faccio vedere dopo. Vedete che se peccato scendo. Sono 50 per adesso materia, vedete qua. Sono 3. Per adesso massimo sono da 3 stelle, mi pare. Vedete, guanti, martelli. Diciamo, vedete che ci sono l'arma, però il problema è livello 3 della città, perché finché non ce l'ho. Vedete, massimo livello 3. Dopo ognuno, vedete, cambia. Psicomete effetto. Uccidari off each water, perché dopo gli dai quel personaggio. Sicuramente per Binyamaru gli dai a Odachi, no, il libro lui, il libro, dai, il libro di fuoco, create vari, quello. Anche più alle armature, stessa roba, dai, in pratica stesso elemento, vedete qua. Ok. Quindi ci fermiamo anche qua. Io penso uso lei che mi piace tantissimo. Costumi anche, però. Vivisco forma. Fisco formando questa qua che è più figa. Aumentate l'amicizia perché aumenta anche una piccola percentuale di statistiche. A quel punto aumentate l'amicizia che è molto importante. Aumenta più o meno del cos'è del 0,4%, 0,3% in qualsiasi diciamo statistica. Appunto, è molto importante per quello anche. Quello qua mi serve le patatine perché ho la missione in la missione qua di Suhui, mi faccio un po' difficile capire il nome di lui perché vuole le patatine a quel punto. Se mi do le patatine posso andare avanti e fare amicizia quello. Ecco, ta 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 tac, la storia di lui. Vedete qua, volevo patatine. Dovuto tenerla perché almeno gli do lui. Faccio vedere anche qua.
meno contento, aumenta la sua percentuale amicizia, attacco, mi dà la healing potion e aumenta, vedete, quelle, fa vedere solo leggermente le statistiche. Quanto prima aumenta poco, vedete qua, 0,4% di HP, attacco e difesa, abbiamo ancora, ok, vedete qua, aumenta le percentuali, così, vedete, è tanta tanta roba. Sempre fa l'amicizia, almeno. E basta, ci fermiamo. Dopo, a quel punto, anche un farming. Facciamo una piccola guida. Devi fare molto amicizia. Che vedete qua, vi danno per ogni amicizia che aumenti di livello, ti danno 5 gemme. Magic Crystal a quel punto. Però è poco a quel punto. Per me, 5 è poco. Se facciamo di base subito 10 è meglio. Perché è troppo faticoso quel punto. Ma, quanto prima io fare 1200 quando è uscito l'altro 2 giorni per farmare. Quel punto è per fare 1200 quello. Un po' forse la pecca per quello. Un po' il guadagno delle gemme. Ok, ti danno un scout ogni un carattere quasi garantito sempre. Ogni scout. Però il problema è quello. Se mi fai proprio bestemmiare e farmare, a quel punto mi gioco il cazzo. Quello. Però per adesso è molto buono con missioni. Anche le mission pro, perché anche quello è un po' bastardello. Vedete che dopo quello che ho detto prima ti danno lasciano questa forma gratis. E piano piano vedete che ogni missione, tac tac, vi dà 30 gemme. Però a quel punto è anche quello. Meno vi ho spiegato un po' tutto. Quel punto è migliore per adesso i personaggi. Anche per adesso. Guarda prima, ok, migliori così. Per adesso del banner, però. Calmate. Io più o meno spendo sui 1000. Io faccio, farei ancora altri 1400. Se riesco a fare ancora 1000. 1600, no, 1500, 1200 farei ancora spendere, così spenderei sui 2000 qualcosa, quello, quasi 3000, dopo mi fermerei perché tanto che okay, si può farmare quei cristalli di Awakening, penso più avanti con un evento, però quello appunto non spendete troppo che sono dei personaggi che molto forti per adesso, perché sono quelli il primo banner, o più avanti cambierà a quel punto, spendete il massimo sui 3000 o basta, vi fermate quello. Quindi ci fermiamo, se vi è piaciuto il video lascia un like, ancora iscrivetevi, iscrivetevi, ciao al prossimo video, ciao!